Bentornati su Memovia. Oggi come prepararsi per un esame universitario, su quali materiali studiare, in quali tempi, in quali giorni, come dividere la giornata, insomma tutte le indicazioni che servono per prepararsi per un esame universitario facendo la metà della fatica. Perché è così importante? Perché lo so che anche tu fai il Tetris, fai mille cose tutti insieme, inizi a studiare da tanti materiali in orari improponibili, studi 8 ore al giorno, 9 ore al giorno e poi ti ritrovi comunque all'esame con l'acqua alla gola. Allora vediamo proprio in breve che cosa dice la scienza. L'idea della modalità Tetris, come la possiamo chiamare, è che prima o poi arriverà un qualcosa che sistemerà, quindi il pezzetto del Tetris, che sistemerà tutte le altre file e le farà scomparire, quindi tutti gli altri materiali. Ah, finalmente li ho finiti tutti, anche se li ho portati avanti tutti insieme. Purtroppo questo non succede così e quindi ci ritroviamo a pochi giorni dall'esame che non abbiamo magari finito il programma. L'ho fatto per tantissimo tempo, ho cercato di andare contro questa necessità di controllo e di iperorganizzazione e ti svelo che è andata benissimo. Sempre su un materiale alla volta, poi passi al materiale successivo, che ne so, prima dal libro, poi le dispense, poi le slide. Mai sovrapporre i materiali, mai sovrapporre gli argomenti, perché sennò non finisci mai quello che stai studiando, hai la sensazione di non terminare mai, di non portare a termine e magari rimandi l'esame. Alternativa, dividi gli argomenti. Prima tutto quello che trovo su un argomento, sul libro, sulle sbobine, sulle slide, poi passo all'argomento successivo e costruisco la conoscenza come un muro di mattoncini Lego. Non passo mai alla riga successiva di mattoncini senza aver completato la conoscenza della riga precedente. Questi sono argomenti di cui parliamo molto bene all'interno del corso Memovia Origin. Terza cosa importante, noi non facciamo mai tabelle dettate dall'ansia. Fare i calcoli delle pagine è solo una cosa matematica, non vuol dire che io riuscirò a studiare 3.000 pagine se faccio 3.000 diviso 30 giorni, fa 100 pagine al giorno. Se lo facessimo ci porterebbe ad avere ansia perché ci percepiamo come incapaci man mano che passano i giorni e sentiamo che l'obiettivo è troppo alto. E invece noi che cosa facciamo? Non facciamo tabelle. Iniziamo a studiare e dopo la prima settimana di studio capiamo se effettivamente il ritmo che stiamo tenendo o quello che riusciamo a studiare ogni giorno ci permette di arrivare a dare l'esame in quella data, altrimenti lo sposteremo. A dire il vero, gli argomenti, le pagine che hai studiato te li puoi segnare anche dopo, non per forza prima, e guarda, garantito che se te li segni prima è come il capo che ti manda i messaggi la domenica sulla roba da fare il lunedì e tu dici sì, ho capito, ma è domenica, sono a riposo, e ci penserò domani a quello che devo fare il lunedì. Il cervello si oppone a queste forti pressioni e gli viene l'ansia. Ne abbiamo parlato in tanti video, in tante dirette qui sul canale. 4. Cosa importantissima, i materiali. Su quali materiali studio? Meno testo c'è nel materiale, più tempo ci vorrà a studiarlo. Perché? Perché il testo, per esempio nelle slide o nelle sbobine, è molto sintetico, questo non ti permette la giusta elaborazione e l'elaborazione è quello che ti permette di ricordare di più. Quindi che cosa facciamo? Partiamo sempre dal materiale più voluminoso. Lo so che fa paura il libro da 1200 pagine, ma è quello che ti permette di leggere, di capire di più, di fare molta elaborazione e quindi di ricordare di più. Gli altri materiali, quelli più sintetici, le sbobine, i riassunti, gli appunti, li vediamo dopo e li usiamo solo come ripasso. Anche perché, credimi, le slide, gli appunti scritti da altri ipersintetici ti forzano a una struttura mentale non tua e sappiamo il cervello che fa di fronte a queste forzature. Guarda, spero soprattutto che questo video ti abbia dato le indicazioni chiare e uno schema da seguire su come prepararsi per un esame universitario senza sbattersi tra mille orari, mille materiali e mille ansie, facendo, come dico sempre, il flipper emotivo. Sul canale trovi tanti video come questo sull'argomento che lo completano e se hai idea di qualcun altro di cui potrei parlare, scrivimelo qui sotto nei commenti e ci farò un video apposito con gli esempi. Ovviamente scrivimi qui sotto se vuoi darmi dei consigli sui prossimi argomenti da trattare nel dettaglio o per dirmi
che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto e come ti organizzi per preparare gli esami universitari, io ti rispondo sempre. Quindi iscriviti al canale, fai clic sulla campanella per avere tutti i nuovi video 3 a settimana che pubblichiamo. E mentre ti iscrivi, io continuo a studiare e a fare ricerca. Ci vediamo qui molto presto.